Di supplica ai piedi di loto di Siceitania Maprabu. Mio caro Signore Siceitania Maprabu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altro può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Infatti, tu sei disceso proprio per aiutare tutte le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro signore Nitiananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego, posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro, caro marito di Sita Thakurani, Adveta Gosai, sii misericordioso con me, poiché solo grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di loto di Chaitanya di Sire Nitiananda. Me cari Svarupa Damodara, Sanatana Gosvami, Rupa Gosvami, Ragunata Das Gosvami, Gopala Bhatta Gosvami, Raghunata Bhatta Gosvami, Jiva Gosvami e Lokanata Prabhu, vi prego di essere tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me Sri Srivaz Acharya Prabhu, questo Narottama desidera costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kavira. ोमज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञरञ्जना शलकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गुरचन्द्राय रधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय क्रिष्ना तद्भक्ताय नमो नमः नमो मा कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि क्रिष्ना गुरुद्विष हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबान्धुजगत्पते गोपेश गोपिककान्तरथकान्तनमस्तु ते ताप्तकाञ्चनगुरङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसृतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिय भजामि रदाम् अरविन्दानित्रं स्मरा मे रदं मधुरास्मि तस्यां भदामि रदं करुणाभरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्नाकपि वराधिरादे राक्षमं हरिप्रिये पाइमं श्रीकृष्णपि आरीराक्ष मां मुरसि स्वारि पायेमम् ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवय जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जयद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्यजय नित्यानन्द जयद्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्यजय नित्यनन्द Jaya Advaita Chandra, Jai Agora Bhakta Vrinda, Jai Gora, Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sicetania Ceritambrita. Siamo giunti al sedicesimo capitolo della Madhya Lila. Il Signore tenta di andare a Vrindana. Quindi anche il Signore è costretto a fare dei tentativi perché è catturato dall'amore dei suoi devoti. Quindi lui è il supremo indipendente, ma si pone come dipendente dai devoti. Questo è molto importante da capire, cioè noi non vogliamo controllare il Signore. Non è il nostro desiderio, il nostro desiderio è servire il Signore. Ma il Signore dice che appena il devoto si abbandona a lui, lui diventa Dipende dal, dal suo devoto e allora vediamo che eh, Ramanandarai, Sarvaboma, Bhattacharya e altri riescono a tenere il Signore dal, eh, dal, dal Dopo il Ratayatra fino all'anno dopo ad Ola Purnima che poi è diventata Gora Purnima. Quindi immaginate. Eh, riescono a tenerlo lì con loro. E qui ritorniamo al momento che, riuscendo a, a tenerlo lì, arrivano i i gli abitanti di Kulinagrama e tutti gli altri, da da dal Bengala. E stavamo leggendo ieri che gli abitanti di Kulinagrama portarono al signor Gianat le corde di seta che Cicetania gli aveva chiesto, ha detto voi, ogni anno portate le corde di seta. Per, eh. Il Signore ci impegna, no? ci impegna perché in questo mondo noi dobbiamo fare qualcosa. No? Non, non è possibile solo rare anime, ma nella loro età matura, no? sono rari. E quelli che riescono a stare assorti nel Signore costantemente. No? Allora c'è bisogno di fare qualcosa. Ma, come abbiamo detto più volte, questo servizio, che apparentemente è esterno, è il riflesso del sentimento interno. Il punto è proprio sviluppare questo sentimento. E il Signore si dona così tanto che tutti restano conquistati. Quindi, portano nel loro cuore costantemente il Signore no? e soddisfano le sue richieste. Quindi portarono le corde di sete e tutti danzarono di nuovo davanti al caro del Signore. Dopo aver molto danzato, tutti andarono in un giardino vicino e si riposarono, nelle vicinanze di un lato. Abbiamo un corpo, eh? abbiamo un corpo che è, ma tutto questo poi, quando c'è l'assorbimento interiore, diventa un lila. No? Allo stato condizionato, tutto è condizionato. Ma quando si è assorti nell'amore, tutto diventa un lila, è piacevole danzare, cantare, poi è piacevole tutti insieme nel giardino riposarsi. Eh? Tante volte poi il Cic 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 Tania, è eh, una volta, ve l'ho raccontato, vedevi i devoti che avevano danzato per tante ore ed erano tutti accaldati, in India c'è un, un clima molto... E allora lui improvvisamente eh, fece crescere un albero di mango. Con, pieno di frutti, ma frutti colmi di succo. E, no, e, e finché uno... E, questi sono i calpabrixa. Nella realtà spirituale ci sono. Capite, l'attività la, la, non è più materiale, ma diventa proprio un lila del Signore. Radi e ka viprateno Nityananda das ma bhagiavan teno nama krishna das un brahman di nome krishna das che abitava nel radades ed era un servitore di srini era una persona molto fortunata adesso vediamo perché gata bari prabura teno abiseka kahila tandra abiseka Prabhu ma triptahaina Vedete che continuamente si parla di Caitanya e delle sue caratteristiche, ma più che altro dei suoi devoti, perché loro riflettono delle, le caratteristiche di Sei E vediamo qual era la caratteristica di questo fortunatissimo Krishna Fu Krishna a riempire un grande vaso d'acqua e a versarlo sul Signore mentre faceva il bagno. E il Signore fu molto soddisfatto. Balagandi, Boghera Bau, Prasada Hila, Sava Sanghe, Maprabhu, Prasada Kaila. Arrivarono in grande quantità i resti del cibo offerto al signore Balagandi e Sicetani Mahaprabhu li mangiò insieme con tutti i suoi devoti. Balagandi è sempre il signore Jagannath, e mi ricordavo, ma adesso vediamo se lo dice, eh, ha un significato. Non me lo ricordo, forse lo... Per quanto si riferisce a Balagandhi si può consultare il Madhyalila 13, 193. Andiamo a vederlo subito. Capitolo 13, ah però mi sa che nell'altro libro. No, siamo nel capitolo 14 qui. La prossima volta andiamo a vedere. Purvat rata Yatra Kaila Darasana e na Panchami Yatra de Kelana Bhaktagana. Come l'anno precedente, il Signore partecipò con tutti i devoti al festival del Ratayatra e alla festa di Era Panchami. Vi ricordate quando, quando arriva Lakshmi in, in questa sua forma così, così eh, poderosa, così Colma di Isvaria, Acharya Gosani Prabhura Kaila Nimantrana Tara Maddi Kaila Yacci Giada Barisana. Poi Advaita invitò a pranzo Sita ma Prabhu e in quell'occasione ci un, fu un grosso temporale. 13.193 Vistari Varniacchiedasa Vrindavana Srivasa Prabhurthae Kalle Nimantrana. Allora, 193: eh? sì. Quando raggiunsero il luogo conosciuto come Balagandi, il signore Jagannat fermò il suo carro e mm. cominciò a guardare a destra e a sinistra. Questo dice. Balagandhi, da quello che posso capire, Bala, Bala significa potenza, no? Cioè le, le, il Signore si è fermato lì, il carro nessuno più lo muoveva, no? E, e, e solo poi Cetania, posando la testa riuscì a far spostare il carro. Quindi è il luogo dove il carro, dove Jagannath aveva fermato il carro per osservare la danza di Cetania. E quindi Balagandhi è sempre riferito al Signore Jagannath. Tutti questi episodi sono stati descritti accuratamente da Sivarindhavandas Thakur e in seguito un giorno Sivarindhavandas Thakur presentò un invito al Signore. Spiegazione. Il Caitanya Bhagavata, che, che dovremmo leggere anche quello se il Signore vuole, il Caitanya Bhagavata, e, e più eh, su um, racconta i fatti no? I, in, in un modo eh, più scorrevole, no? come, eh, come il Mabharata, come il Ramayana. Cioè, la la Cetana Ceritamita si sofferma molto più che sul descrivere. Eh, eh, Tutte le attività, così quello, gli, accade, gli accadimenti, sulla relazione, no? sui principi, anche cioè, su, sul, 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 sul tatua, sugli insegnamenti. No? Mentre il, il, il Cetania Bagat è più scorrevole, cioè racconta eh, già dal, dall'infanzia fino. Alla fine dei suoi giorni tutte le attività del Signore, le sue birichinate da bambino, i suoi... Le, tutto, no? E, e, e quindi queste due opere si, si compendiano l'un l'altro, no? Infatti Krishna Das Kaviraj Goswami molte volte dice io non voglio approfondire questo perché è già stato approfondito dal, da, da Brindavan Dastakur. no? Sono due personalità diverse che, che danno la, la loro visione eh, del, di Cetania e dei suoi divertimenti. No? Il Daon Dastakur era, era discepolo di Nityananda, il suo signore Nityananda. Krishna Das Kaviradhi Goswami, lui non ha, non ha partecipato personalmente ai divertimenti di Chaitanya, come vi ho detto, ma... Uh, dopo, in età già avanzata, proprio fu Nityananda a chiederglielo e, e lui si rifugiò ai piedi di lotto di Radha Moana e, e consultando i diari di Murari Gupta, di Svarup Damodara e altri, e, e ascoltando ogni giorno uh, um, Raghunath Goswami che raccontava, lui ha messo per iscritto. E con il suo sentimento. Ognuno di noi ha un sentimento particolare. Quindi qui possiamo cogliere il sentimento di Krishna Vrisnad Kavirat Goswami, la Bhagavad, e invece il sentimento di Vrindavan Dastakur, che lui è la manifestazione, sua madre, Narayani, ricevette il Ma Prashada. Eh, da e Tania, è detto che Vrindavan Dastakur è proprio la manifestazione di questa grazia del Signore nel grembo di Narayani che viveva a casa da Sivastakur e Vrindavan Dastakur nacque proprio con, con questo sentimento da questa grande fortunatissima devota Narayana Devi Allora, Cetania Bagava Tantialilo Lotto dà la seguente descrizione dell'episodio. Un giorno, sia Advetacaria che aveva invitato a pranzo Cetania Maprabhu, pensò che il Signore fosse stato l'unico invitato. Avrebbe potuto mangiare tanto da essere pienamente soddisfatto. Accade che mentre gli altri Sannasi si stavano dirigendo verso la casa di Advetacaria, per il pranzo ci fu un temporale così tremendo che essi non poterono raggiungere la casa. Così, secondo il desiderio di Advaita Cari, Cicetani Amaprabhu andò a prendere il prasada da solo. Quindi, quindi, vedete, il desiderio del devote è così forte, se che il Signore vuole soddisfarlo, organizza. Quindi dobbiamo comprendere che la... la, la la, cioè il, 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 la più grande manifestazione del nostro servizio è proprio, si manifesta proprio nel desiderio. No? È il desiderio, l'intenso logia, in questo intenso desiderio che arriva, arriva al Signore, sempre e quando è diretto. Come, come è detto, che. È una storia che capita anche in questo mondo, che la madre, una madre a volte sente che sentiva il proprio figlio in guerra, no? che è in grande difficoltà oppure moriva e lei lo percepiva, perché in quel momento lì il figlio intensamente pensava alla madre. Anch'io ho avuto un'esperienza, forse l'unica esperienza un po' particolare nella mia vita. Di mio fratello, proprio così, che purtroppo aveva, aveva, aveva un tumore e, e, ed era dove abitavo io all'ospedale. E nel momento proprio del trapasso erano le tre di notte, tre e mezzo di notte. In un modo o nell'altro, avendo me vicino, ha pensato a me e io l'ho percepito. E non è qualcosa di magico, di, è, è, è qualcosa di naturale questo. No? E infatti mi sono svegliato come se sentisse qualcuno mi chiamava. E Un attimo dopo è arrivata la telefonata e un'infermiera mi, mi informava dell'accaduto e sono corso subito là. Pensate che il giorno dopo Gorpur Nima io quella sera lì gli avevo portato il Maprashada che avevo preso dal Tempio e, 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 e avevamo trascorso un po' di tempo, io vedevo che era, era sereno, ma vedevo una certa sofferenza in lui, allora gli ho chiesto, vuoi che resto qui stanotte? E lui mi ha detto, no, no, guarda, va tutto bene, e me, me ne sono andato, e alle tre di notte oh, l'ho sentito che mi chiamava. No? E, e infatti e subito dopo è arrivata la telefonata, quindi queste cose sono reali. Che dire se sono reali nello stato condizionato di questo mondo a livello spirituale. Quindi noi non dobbiamo avere paura. Cioè la preghiera è sempre ascoltata. No? E come dicono alcuni santi, la preghiera non deve essere parolaia. Eh? E, e, e la vera preghiera non è mai chiedere. Eh? In, in realtà la preghiera più grande è fidarsi del Signore. No? mettersi, come dice Bhaktivinoda Thakur, mettersi nelle mani del Signore. Chi meglio di Lui potrà prendersi cura di noi? E quindi qui vediamo che Lui si prende cura del desiderio di Advaita Chadi. priya vyangyana sabha Radena ra malini bhakti dasya snehete dhyani Malini Devi, la moglie di Sivastakur preparava le verdure preferite del Signore, nella sua devozione si considerava una servitrice di Siceitani Maprabhu ma il suo affetto era simile a quello di una madre come vi ho detto Malini Devi allattava e eh, a volte Nitiananda, già grande si sedeva sul, sulle sue ginocchia e succhiava il latte da Malini Devi perché Malini Devi era proprio come Yashoda, nel completo sentimento pazzaglia di madre. Acharya Ratna Adiata Mukhyo Bhaktagana Maddi, Maddye Prabhure Karena Nimrantrana Questo lo faceva solo Nityananda, come vi ho spiegato ieri, lui è una vaduta. La vaduta significa che, che non ha regole. Eh? Il, ciò che prova nel cuore, e Cetania molte volte ha detto... Una volta girava, andava in giro solo con le coppine, no? Proprio è un perizoma molto piccolo, stretto. E Cetania gli ha detto: Ma cosa fai? In realtà anche Krishna, vi ricordate, una volta mangiava la terra, no? Questo è il, è il principio, no? Cioè, che quello che è il sentimento. E Krishna, poi, detta quella spiegazione strana a sua madre, no? Ha detto: Ma tutto viene dalla terra, quindi che differenza c'è? No? Dalla, da, da mangiare nella forma di terra. e eh, Questa è una visione impersonale. No? Ma Krishna giocava con sua madre, che lei sul momento resta un po' confusa perché è un bambino che parla di queste cose. No? I, tutti i più grandi devoti guidati da Chandrasekara, Acharya Ratna, invitarono periodicamente a pranzo Sicitania Mahaprabhu. Chaturmase ante puna nityananda lana kiba yukti kare nityani britte vasia Alla fine dei quattro mesi di chaturmase se prabhu si consultò ogni giorno con nityananda prabhu in un luogo appartato Nessuno riusciva a capire di cosa stessero parlando Acharya Gosani prabhu ke kare tarptore Acharya tagia, pade, Kea, ha bugite, napare. Poi Sri Laddvetha Caria, gesticolando, con, eh, comunicò qualcosa a Sicetania Mahaprabhu e lesse alcuni versi che nessuno riuscì a comprendere. Tandra, mukkade, kiase, sacira nandana, Agikara, ghiani, Acharya, carena nartana. Guardando il volto di Advetha Caria, Sicetania Mahaprabhu sorrise comprendendo che il signore aveva accettato la sua proposta, Advetacciarie si mise a danzare. Kiba prartana bugila, alingana tandre vidaya dila. Nessuno aveva capito che cosa avesse chiesto Advetacciarie o che cosa avesse ordinato il signore. Dopo aver abbracciato la ciaglia si si congedò da lui. Nityanandekai Prabhu, Suna Sripada, Ei Ami Maghi, Tumi, A Karala Prasad. Poi Sita Nyama Prabhu disse a Nityananda Prabhu: Per favore, ascoltami, sant'uomo, ti voglio chiedere una cosa, per favore, soddisfi il mio desiderio. Queste cose, come tante volte noi, il Signore disse questo, ma disse non dirlo a nessuno, e poi noi lo sappiamo, e poi dopo noi lo leggiamo, e quindi, allora, queste cose si possono sapere solo se il Signore le rivela a un suo devoto, il quale poi dopo ce le offre a noi. Capite? Non sarà mai possibile comprendere completamente. Eh? E di Rupa Gosvami viene detto che era uno dei più profondi a cogliere, perché Rupa Goswami è rupa, rupa mangiare. Cetania è nel sentimento di Rade, e Rupa mangiare è l'ancella più vicina a Rada. E, e tutti, anche la lita stessa a volte si rivolgeva a Rupa mangiari. Rupa raccontaci che cosa hanno fatto la, 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 la rade krishna la divina coppia no? perché in certi momenti solo rupa mangiare per esempio eh? e altre ancelle sono giovani e mangiare le gopi non, non possono partecipare, allora tutti vanno da rupa raccontaci. Eh? e se eh, eh, Rupa a mangiare all'ispirazione del cuore, da Radha lei dice quello che Rada gli suggerisce, perché tutte sono manifestazioni dei sentimenti di Radha e così queste cose, come tante altre, a noi ci arrivano attraverso l'ispirazione che il Signore nel cuore dà a un suo grande devoto. Eh? Queste sono le rivelazioni, che sono la. La, le parole stesse del Signore, ma che si manifestano attraverso la grazia dei Suoi devoti. Soddissa il mio desiderio. Prati, Varsa, Nilla, Tumi, Na, Asiba, Godi, Rai, Mora, Itcia, Sapala, Kariba. Per soddisfare il mio desiderio, non venire a Jagannath Puri, ma rimane in Bengala. Abbiamo letto il riassunto, no? Ma è una vaduta. Lui disobbedisce il Siddhitan. Perché il, il, la tensione d'amore nel suo cuore supera la, 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 la diretta richiesta. Vedete, qui glielo dice. Per favore, ascoltami, santo uomo. <ride> santo uomo. Cetania dice a Nityananda: ti, ti voglio chiedere una cosa, per favore soddisfa il mio desiderio. E lui dice: Sì, sì, lo soddisferò. No. Cetania voleva che lui restasse lì per, per, per diffondere le glorie del, 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 di Krishna, di Radha Krishna, ma non venire, resta lì, no? mentre tutti i grandi, gli altri sarebbero andati dal. Dal Bengala a Jagannatpur, il fattore è sta lì. Qui c'è una spiegazione di Sila Prabhupada. La missione di Srila Prabhu consiste nel diffondere la medicina efficace in questa era, l'unica medicina efficace in questa era di Kali. Non c'è altro modo. No? Non c'è altro modo. Il canto del Mamantra di Krishna, secondo il desiderio di sua madre, Siceta Nima Prabhu, viveva a Jagannath Puri, che non era molto lontano dal Bengala, da Navadvipa. E anche il fatto che eh, i devoti andavano dal Bengala andavano spesso a Jagannath Puri per il Ratayatra, allora lei. Ha pensato, se lui va lì, io spesso, almeno una volta all'anno, avrò sue notizie quando i devoti. Allora non c'era il telefonino, non c'era la posta, non cioè immaginate, era tutto a cavallo o a piedi, no? Quindi, ogni quanto tempo avrebbe avuto notizie se fosse stato in un altro posto, ma lì c'era questo, allora e lui ha accettato. Chiaramente, in tutto questo c'è anche. Un, un, cioè il Signore in realtà è Yogamaya, è Simati Radarani, organizza tutto, perché eh, Sicetania doveva essere lì, ci, ci, ci doveva essere il Lila del Ratayatra Gondice rappresenta Vrindavana, il Tempio di Jagannath rappresenta Dvaraka, eh. ma tutto è il Lila organizzato organizzato per il piacere del Signore e dei suoi devoti. Quindi secondo il suo desiderio, il desiderio di sua madre, Cetanevo Prabhu, viveva già Pudi. I devoti andavano a trovarlo. Ma il Signore sentiva che questo messaggio doveva essere diffuso in, in modo capillare in, nel, in tutto il Bengala. Il Bengala è una regione molto particolare. E in sua assenza non c'era altra persona in grado di farlo. Advaita Charya ci aveva già provato, lui non si sentiva in grado, ci aveva già provato, ma Nityananda eh, aveva caratteristiche diverse di, da Advaita e lui eh, poteva farlo, e per quello ha detto resta lì. Per conseguenza il signore chiese a Nityananda Prabhu di occuparsene personalmente rimanendo là in Bengala per diffondere il messaggio della coscienza di Krishna il Signore affidò un incarico di responsabilità simile anche a Sanatana. Nityananda Prabhu non avrebbe dovuto recarsi a Jagannath Puri ogni anno, benché il fatto di vedere il Signor Jagannath sia fonte di grandi benefici per tutti. Questa ha un'implicazione molto grande per alcune personalità. No? Cioè, è nell'Ila, è il l'Ila assoluto, ma non è mai stereotipato. No? Ci fa capire proprio che l'amore, la bhakti è indipendente. E questo è proprio un caso. Questo significa che forse il Signore stesse negando a Nityananda un'opportunità fortunata. No, un fedele servitore di Sicetania Mahaprabhu deve eseguire i suoi ordini, anche se per questo deve rinunciare a recarsi a Puri per vedere il Signore. In altre parole, è molto meglio eseguire gli ordini di Caitanya Mahaprabhu piuttosto che soddisfare i propri sensi andando a vedere il signor Jagannath. Questa è una prospettiva. No? È una prospettiva. Ma vediamo che il signor Nityananda ne, ne propone un'altra. Dobbiamo capire è per questo che dobbiamo sempre stare attenti molto al giudizio, alla critica perché la bacca è libera. No? Il, il, la, e, e, la, il, il flusso d'amore è sempre libero, ma a un livello in cui noi ancora, e possiamo capirlo, il nostro amore è ancora eh, molto condizionato dalla nostra dalla nostra visione esterna, allora più ci abbandoniamo all'istruzione e, e più, in, più in fretta raggiungeremo la, la, eh, lo stadio eh, del, del, dell'amore che non è più condizionato, ma dell'amore spontaneo. Un devoto deve essere onesto, sincero. Nityananda non ha questo problema. No? Ma chi può mettersi come Nityananda? Addirittura qui dice per soddisfare i propri sensi. Noi dobbiamo stare attenti, dire, ah, vado nel luogo santo, dobbiamo sempre vedere bene le motivazioni. Cioè il principio è molto semplice. Se il nostro amore è in grado, il nostro sentimento d'amore è in grado di superare tutto per offrirsi totalmente, questo è Saranagati, l'abbandono, allora il, 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 il processo sarà velocissimo. Meno facciamo questo, anche se facciamo cose che sembrano spettacolari, meravigliose, e sarà rallentato. E dobbiamo capirlo. Allora, ci sono devoti che, dovuto alle loro attività, nelle loro vite, sembrano che in un attimo eh, arrivano all'abbandono, altri devono fare i passaggi, un po' di più, ma il punto è giungere. Eh? Predicare il culto di Caitanya Mahaprabhu in tutto il mondo è più importante che rimanere a Vrindavano o Jagannatpuri per la propria soddisfazione personale. La missione di Sisetania Mahaprabhu consiste nel diffondere la coscienza di Krishna, perciò i suoi devoti sinceri devono soddisfare il suo desiderio. vite ace, yata, grama, sarvatra, prachara, aibe, mora, nama. I devoti di Sisetania devono predicare la coscienza di Krishna in ogni città e villaggio del mondo. Questo soddisferà il Signore. Non si deve agire a capriccio per la propria soddisfazione. Gesù Cristo chiese la stessa cosa ai suoi discepoli e loro erano spaventati per tutto quello che era successo. Ha detto non vi preoccupate, andate, pensate a me e tutto si manifesterà. Infatti loro restavano stupiti. Eh? Loro stessi non avevano questa fiducia in loro stessi. Non, oh, io posso fare miracoli. No seguite e, 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 e i ciechi vedranno i muti parleranno i zoppi si alzeranno no? se voi avete questa fede allora qui è proprio il punto dell'abbandono perché si diventa completamente manifestazione del Signore perché si è completamente allineati con il Suo desiderio allora prima riusciamo a fare questo è più grande e sarà sia il risultato per noi e per gli altri, perché questo diventerà un grande beneficio. Il Signore direttamente non interviene mai nel libero arbitrio delle persone, ma lo fa attraverso i suoi devoti. Quindi, ma, ma noi vediamo che queste... Seppur elevatissima è una prospettiva. Perché la Bhakti non può dipendere solo da una prospettiva. Tan si ena anni nadekie, Amara, Duskara Karma, Toma, ai aie. Sisetani Amaprobu continua: Tu sei in grado di compiere un lavoro che neppure io potrei fare. Tranne te non vedo nessun altro nel Godadesha che possa portare a termine la mia missione. La missione di Sicetania, spiegasi la Prabhupa, consiste nel liberare tutte le anime cadute di quest'era. In queste radicali la degradazione tocca praticamente il 100% della popolazione. Certamente Siceretania Maprabhu liberò molte anime cadute, ma i suoi discepoli provenivano per la maggior parte dalle classi elevate. Aveva liberato per esempio Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Sarvabon Battaciare, che erano tutte anime, eh, eh, personalità di grande rilievo nella struttura sociale, ma, qui dice, spiritualmente degradate. Capite, non confondiamo mai la capacità, cioè essere buoni, essere bravi, avere grandi qualità. Non significa essere, avere qualità spirituali. La qualità spirituale è riscontrabile in un principio unico, no? nell'abbandono totale al Signore, nell'abbandono d'amore, non abbandono doveroso. No? Quella è la spiritualità, l'altra è la religiosità. E questo è importante da comprendere, altrimenti resteremo sempre confusi. Qui lo dice proprio lui, dal punto, allora, Sarva, eh, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Sarvaboma e molte altre personalità di rilievo nella struttura sociale, ma degradate dal punto di vista spirituale, Advetta Charya, vedeva proprio questo a Mayapur, a Navadvipa. Vedeva tutti impegnati eh, ad adorare, cerimonie così, no? Ma non avevano colto il principio spirituale. E anche oggi, infatti lui viene regolarmente, il Signore appare o manda i suoi devoti potenziati puri proprio per rifare il punto, perché Dharma Arta Kama Moksha, questo Dharma non è spirituale, questo Dharma non è spirituale, infatti la fine della Bhagavad Gita dice Sarva Dharma, no? non il Dharma, ma il Sanatana Dharma, il Sanatana Dharma è l'abbandono d'amore a Dio. Quindi, Sila Rupa, Sanatana Goswami occupavano posti governativi. Sarvavo Bhattacharya era il più grande studioso dell'India. Similmente, Prakasananda Sarasvati era il capo di molte migliaia di sagnari. Vi ricordate a Varanasi? Tuttavia, era Sri Prabhu che liberava le persone come Jagaya. Ma dai, queste grandi personalità non si preoccupavano dei poveracci, cioè delle persone comuni. Loro è, è sempre qui, eh? la religiosità porta a, a, a creare un'elite un, un e è difficilmente, no? ma Sicetani era venuto per, per mostrare qualcosa di straordinario. No? Cos'è? Che tutti siamo amati dal Signore. Non è questione delle caratteristiche, infatti lui dice chi Kibab, babipra, chi banyas, gopi barthur, padakamalayor, dasa, dasa, nudas. È una rivoluzione completa proprio. Per questa ragione Cetania dice Amar, Duskara, Karma, Toma, Aite, Aie, Jagate e Madai furono liberate soltanto dalla misericordia di Nityananda Prabhu. Quando avevano ferito Nityananda Prabhu, a volte diciamo è eh, l'offesa, in effetti Sicetania seguendo l'etichetta si era arrabbiato, ma Nityananda gli ha dato una conoscenza gli ha dato, eh, e questa è una relazione d'amore, gli ha fatto comprendere qualcosa di superiore. Noi dobbiamo essere consapevoli, altrimenti ci saranno sempre dispute. Battaglie fino all'ultimo sangue, faide. Quando aveva ferito Nityananda Prabhu, Chaitanya era andato in collera e aveva deciso di ucciderli con il suo Sudarsana Chakra. Questo non è sbagliato, ma c'è qualcosa di superiore. Ma Nityananda li sottrasse alla furia del Signore e li liberò. Pensate che fra Nityananda e Cetani non ci fosse l'accordo. Pensate che Cetani è così misericordioso che ha preso la parte del, di quello un po' più cattivo. Eh? Lui lo disse tante volte. Quando un Brahman si avvicinò, lui ha detto, Signore, io ho fede in te, tutta la mia vita sei tu. Ma quello strano, Sanyaseri, Nityananda. Ma come si fa a credere a una persona? che è vestito in quel modo, porta un danda d'oro e così. Ha detto, se tu potessi capire la personalità di Nityananda, ma fa come fai a pensare di adorare me se non riconosci Nityananda che è il mio oggetto più grande d'amore? Capite? A volte noi pensiamo di avere una discriminazione così grande che saltiamo anche il desiderio di Rade Krishna di Cetani. Allora, chi coglie questo aspetto dovrebbe mettersi una paglia d'erba fra i denti se intravede qualche, qualche persona nemica o ostile, perché non è il sentimento Itania, di Caitanya e di Nityananda, non lo è assolutamente. Quindi, Manityananda Prabhu li sottrasse alla furia di Caitanya e li liberò. Nell'incarnazione di Goranitai, vedete adesso li mette insieme, perché ve l'ho detto, Cetania lo fece proprio per manifestare le glorie di Nityananda. Il Signore non viene per uccidere i demoni, ma per liberarli predicando la coscienza di Cristo, anche se sono offensori. Nel caso di Jagai Madai Caitanya Chaitanya Mahaprabhu era così incollerito che li avrebbe uccisi immediatamente. E lui si assume questa posizione per mostrare la misericordia, per mostrare qual è il suo desiderio. Ma Nityananda Prabhu era tanto buono che non solo li salvò dalla morte, ma li innalzò la posizione trascendentale. Noi a volte invece desidereremo ma se quello lì potesse soffrire eternamente, quel mascalzone, allora dovremmo leggere queste cose. No? Questo è il desiderio di Cetania di Nityananda. Ciò che non era stato possibile Cetania ma Prabhu fu dunque compiuto da Nityananda. Krishna, Anche, anche Krishna dice alle Gopio. Non ho il potere di soddisfare. Siate soddisfatte del vostro amore. No. Pensate il Signore quanto è misericordioso. A volte assume una posizione per rendere ancora più glorioso il suo devoto. Similmente, chi è fedele al servizio di Gornita e nell'associazione dei Maestri Spirituali può superare perfino il servizio di Nityananda Prabhu. Perché questo è il desiderio di Nityananda. Lui non vuole essere il primo. Lui potenzia i suoi devoti a superarlo. Quindi dobbiamo avere questo sentimento. Non è facile raggiungerlo, assolutamente. Perché qui bisogna essere senza paura. Eh? Abai, senza paura perché si è preso rifugio. Ma il Nityananda ha benedetto tutti i devoti a poter superarlo in questa sua misericordia. Questo è il metodo della successione dei maestri spirituali. Nityananda Prabhu liberò Jagai Madai, ma un servitore di Nityananda Prabhu, per la sua grazia, può liberare molti, migliaia di Jagai Madai. Questa è la benedizione speciale della successione dei maestri spirituali. Che non è una, un principio eh, istituzionale, ma è il cogliere il sentimento. Eh? Non pensiamo solo perché facciamo parte dell'istituzione che abbiamo, sviluppiamo automaticamente queste qualità. Le qualità si sviluppano se c'è il profondo desiderio. Chi vi appartiene è riconosciuto dal risultato delle attività. E questo è un, sem è, un è un metro sempre valido. Quindi l'albero lo si vede dai suoi frutti. Tra tutte le forme di adorazione, la migliore è l'adorazione a Vishnu. Ma ancora migliore dell'adorazione a Vishnu è l'adorazione del suo devoto. Perché il devoto, come alla benedizione di Krishna Legopi, il desiderio di Krishna, il desiderio di Nityananda e di Cetanya è che il devoto possa superare la loro misericordia. Ecco perché il devoto diventa il centro dell'adorazione. Perché abbandonandosi, comprendendo questo che è la misericordia del, del Signore, allora si può. Eh, Guru Krishna prasatevai Bhakti Latavija. Si può ottenere, eh, si può far crescere il Bhakti Lata fino a, ai piedi di lotta di Krishna. Alzati dunque, sii pronto a combattere, trionfante sui tuoi nemici godrai di un regno fiorente. Tutti per mio ordine sono già uccisi e tu, o Savi Sachin, in questa battaglia non sei che uno strumento nelle mie mani. Questa è la visione. No? Cioè, lo scopo è Krishna, ma noi possiamo giungere a Krishna attraverso i devoti che hanno ricevuto, non hanno ricevuto, sono la personificazione della misericordia di Nityananda e di Chaitanya. Perché? perché come Arjuna si sono abbandonati. Io ti rivelo questo poiché tu sei mio amico e non sei invidioso di me, sei mio devoto. Capite? Allora quello è lo strumento per giungere al prema ai piedi di loto del Signore. In questo modo Dio la persona suprema lascia il credito a un devoto che porti a termine un difficile compito in modo perfetto. Anuman il servitore di Ramachandra è un altro ottimo esempio. Fu Anuman ad attraversare il mare con un salto, invece Ramachandra ha dovuto far costruire un, un ponte, eccetera, eccetera. Quando si Ramachandra decise di recarsi là, dovette fare un ponte, eh? benché le pietre galleggiassero. Invece, semplicemente seguendo le istruzioni di Sitanya, le orme di Nityananda, questo, il, la, il, il i devoti della coscienza di Krishna, possono, a, 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 possono superare qualunque ostacolo, perché è la benedizione del Signore, ma bisogna mantenersi in questo sentimento. Non per la propria gloria personale, ma con questo sentimento. Nityananda kai, ami, dea, tu mi prana. Dea prana binnanai, cha ta pramana. Vityananda Prabhu rispose, O oh Signore, tu sei la forza vitale e io sono il corpo. Non c'è distinzione tra il corpo e la forza vitale, ma la vita è più importante del corpo. Il naso è importante ma la respirazione è più importante. La vita è più importante del corpo. C'è cioè, un corpo che non ha vita non ha nessun valore, quindi è la vita che è importante. Quindi qui cosa gli dice? Acintya sakti kara tumi tara gatana ye kara sei naika nyamana. Per la tua inconcepibile energia puoi fare tutto ciò che vuoi e tutto ciò che mi fai fare lo farò senza indugio. Quindi questo significa, vabbè, poi lo vedremo, no? È qualcosa di molto particolare. È molto particolare. Quindi veramente Nityananda agito indipendentemente? Eh, è molto difficile cogliere questi aspetti, perché qui lo dice, e tutto ciò che mi fai fare lo farò senza indugio. Come affermato nella parte iniziale dello Srimad Bhagavad, tenne Brahma Brammaridhaya Adikavaye, Brahma è la prima creatura vivente dell'universo ed è anche il creatore dell'universo. Com'è possibile? Pur essendo il primo essere vivente, Brahma non appartiene alla categoria dei, dei Vishnu Tattva, ma dei Jiva tattva Tuttavia, per la grazia del Signore che lo istruì attraverso il cuore, ridda, tene Brahma ridda, Brahma fu in grado di creare l'immenso universo. Com'è possibile che una piccola Jiva di energia di, di, non di energia interna della stessa qualità di Vishnu ma di energia eh, che è, 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 è tra l'energia materiale e l'energia spirituale e possa fare tutto questo coloro che sono puri devoti del Signore ricevono di Lui le istruzioni direttamente nel cuore Isvara, is, isvara Sarva Butanam ridesce rjunatistati. Eh? Quando esegue gli ordini di Dio, la Persona Suprema, qualsiasi essere vivente, per quanto insignificante possa essere, per la grazia del Signore, può compiere le imprese più difficili. A coloro che sempre mi servono e mi adorano con amore e devozione, do l'intelligenza con la quale potranno venire. Quindi, nonostante che sia energia marginale. E quando il Signore potenzia il devoto, questo devoto diventa Esakshadari, il completo strumento del Signore, non diverso da lui. Tandre vidaya dia prabhu kari alingana, e imata vidaya diya bhakta bhaktagana. In questo modo si citane ma prabhu, abbraccione tiananda prabhu, e si congedò di lui. Poi si accommiatò da tutti gli altri devoti. Kulina Grami Purvat Kaila Nivedana Prabhu Aghyakar Amar Kartavya sadana». Come l'anno precedente, uno degli abitanti di Kulina Grama presentò una richiesta al Signore, dicendo: Mio Signore, dimmi per favore, qual è il mio dovere e come lo devo eseguire? Questa è la domanda fondamentale al Signore. Le domande a questo livello per ottenere il dono più grande, non sono in base ai nostri apparenti bisogni, perché l'anima non ha nessun bisogno al di là di quello di amare Dio. Capite l'intelligenza di questa domanda? Mio Signore, dimmi per favore, qual è il mio dovere? Come lo devo eseguire? Questa è la domanda delle domande. Però se noi facciamo questa domanda dobbiamo avere poi la determinazione di accogliere la risposta. Prabhukai, questa risposta qui è una risposta di un'importanza incredibile. Vaisnava Seva, Nama Sankirtana, Kara Sigra, Pabe, Sri, Krishna Sara. Questa è la risposta delle risposte. Il Signore rispose, dovresti impegnarti al servizio dei servitori di Krishna e cantare sempre il santo nome di Krishna. Se fai queste due cose, DOYA NAMARUCI sono, questa è l'istruzione principale Jivadoya Namaruchi se fai una di queste due cose molto presto raggiungerai i piedi di lotto di Sri Krishna. Una domanda così, una risposta così no? evita la foresta di tutte le intrighi e situazioni di tutti i tipi, no? Cioè va direttamente, però è chiaro che qui ci vuole una grande forza. L'abitante di Kulinagrama continuò. Ti prego spiegami chi è un vero Vaishnava e quali sono le sue caratteristiche. Poiché aveva compreso le sue intenzioni, e eh, questo è il maestro, poiché aveva compreso le sue intenzioni, Cicetani Mahaprabhu sorrise e gli rispose con queste parole. Leggiamo solo il verso e poi continuiamo domani perché qui c'è una spiegazione, è un'implicazione molto importante, che è ancora, è ancora non diciamo più importante della domanda e della risposta ma dà la possibilità di comprendere come poterla eseguire. Una persona che canta sempre il santo nome del Signore deve essere considerato un Vaisnavo di primo ordine e il tuo dovere consiste nel servire sui piedi di loto. Perché? Perché lui può benedirti, cioè aiutarti, a fare la stessa cosa. C'è Battivinotta Kur che poi ha tradotto tutte queste cose in semplici canzoni, dice Sakale Samanna Korete Sakati Deonata Jata Jata Tabeto Gaibo Arina Masukia Parada Beata dice O oh Guru Deva eh? insegnami a rispettare tutte le persone nel modo adeguato in questo modo io potrò cantare il santo nome, come dice questo e tutte le, le, le mie parada se ne andranno quindi questo è il principio supremo. Uno dice, ma qui non si parla di lila con Rade Krishna, non si parla del, de, delle relazioni meravigliose, dolcissime di Rade Krishna, ma perché è così importante? Perché questo è ciò che ci apre la porta per entrare nel lila. Senza queste caratteristiche è un'idea nostra, il lila, siamo noi che idealmente ce lo vediamo, ce lo creiamo, ma non è il vero Lila. Il Lila può essere osservato da lontano, ma questo non soddisfa nessuno. Il Lila è Lila quando tu partecipi. Per partecipare queste sono le è la porta, la chiave per aprire, per entrare in questo. Comunque lo vedremo domani. In questa c'è una lunga spiegazione di Sila Prabhupada perché questo è un punto fondamentale, come tanti altri, però è proprio la, 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 sono le fondamenta, le basi della coscienza di Krishna, come avete visto, è la misericordia assoluta. Eh? Qui ci fa capire che anche il, quello che può essere inteso come il peccatore più grande, se il tuo cuore è pervaso dall'amore, di Dio non c'è nessun problema anzi tu hai desiderio proprio di aiutare questa persona se non sei pronti allora si, si, si crea la separazione e ci sarà l'invidia ci sarà il desiderio di punirlo di, di, di avere una rivincita capite questa anche se è giustizia non ha nulla di spirituale Però questa visione può essere manifestata quando si ha la giusta visione. E qui, nella risposta a questo abitante di Kulinagrama, no? Sicetania ci aiuta a comprendere proprio quella che è la base della nostra filosofia. Cosa significa la base? La piattaforma stabile, stai bava, sulla quale è possibile poi entrare nel, nel lila e gustare, gustare il rasa. A domani, grazie per la vostra preziosa associazione. E durante il giorno possiamo cercare di richiamare a noi questi ricordi, così si fissano e domani li continuiamo. Buona giornata a tutti. Rade, rade.